Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Honkai Star Rail e questa volta sto registrando anziché pullare in live semplicemente perché non ho il tempo. Letteralmente tra tutto quello che sto facendo in generale su Final Fantasy XVI e i video come programmazione del canale non riesco a pullare in live come vorrei. Ma per evitare di perdere la condivisione di questo momento pulleremo insieme in video. Chi pulleremo oggi se non il nostro beneamato Lucia? Lucia che è uscito e che finalmente, essendo uno dei miei obiettivi di questo periodo, vorrei effettivamente trovarlo, sperando anche di sprecare poche risorse, ma conoscendo la tipologia di gioco purtroppo credo che non sarà così facile. Per cui abbiamo praticamente i 10 ticket che ci hanno regalato, abbiamo ovviamente i due banner a disposizione sia per quanto riguarda ovviamente il personaggio e per quanto riguarda il suo lightcon. Come lightcon io in realtà non ho bisogno di prenderlo, anche se ovviamente il suo sarebbe molto comodo da utilizzare, ma possiedo già il lightcon di Bailu. Quindi tecnicamente per il momento utilizzerò quello su Lucia. Non è una scelta ottimale, però comunque sia per il momento me lo faccio bastare. Abbiamo anche l'introduzione del nuovo personaggio di Yukong, tra l'altro nello stesso banner, quindi sinceramente va benissimo. E detto ciò, ragazzi, per quanto riguarda i miei dettagli, mi sono fermato praticamente l'ultima volta quando ho trovato Jingyuan. Jingyuan per me era garantito, appunto perché avevo perso il 50-50 su Zila trovando Welt, e invece adesso praticamente sono ritornato con la possibilità di poter perdere il 50-50. Se lo dovessi perdere, spero di trovare almeno Clara, che è l'unica che effettivamente o Bailu. Cioè, se trovassi Bailu o Clara, comunque sia, mi andrebbe bene. Però spero di trovare Lucia. Spero di trovare Lucia, per cui ragazzi, auguratemi buona fortuna e iniziamo con i primi 10 ticket, che ovviamente non ci portano a nulla. Però oddio, però abbiamo Yukong subito, già a prima multi abbiamo Yukong. Ok, tra l'altro ho skippato pensando di skippare l'animazione, invece ho skippato direttamente tutta la pull, cosa che non avrei voluto fare, anche per il piacere di vedere Yukong. Mi sono, mi sono un attimo confuso con altri giochi, perché giustamente pullando su diversi titoli poi capita la confusione. Oddio, 5 stelle subito? Non ci credo. A 20 subito. No, non mi è mai successa questa cosa. Oddio, speriamo che sia lui. Allora, ok, Good Night Sleep Well va benissimo, ottima carta. Andiamo avanti. Io non voglio vedere. Ok, qui per ora sempre 3 stelle. Madonna, 5 stelle subito. Questo mi permette di risparmiare per Blade, in teoria. Eccolo. Non guardiamo. Voi già starete guardando e starete commentando, possibilmente, ma io vado avanti. Ok. Oh, porca miseria. Ho trovato l'ascensione di Welt. Però porca miseria, 20 pull sarebbe stato un colpaccio incredibile. Vabbè, in teoria adesso lo avrei garantito, però mi sa che non ci arrivo a ricompletare un giro. E sono costretto ad accumulare. Però chissà, magari mi capita un altro 5 stelle con poche risorse. Veramente peccato. Specialmente perché Welt è già celosa. Se fosse stata Bailu o Clara mi sarei probabilmente fermato. Se devo essere sincero, mi sarei probabilmente fermato. Però prendendo la copia di Welt... Oh, Pela, ok. Prendendo però la copia di Welt, sinceramente vado avanti. Non mi fermo. No. Con la copia di Welt non mi fermo.
perché ne uscirei sconfitto. Ne uscirei letteralmente sconfitto. Peccato, veramente peccato. Non mi era mai successo di fare in 20 pull trovare il 5 stelle. Tra l'altro così sarebbe stato bellissimo. Perché ripeto, avrei potuto risparmiare per Blade. Cioè avrei letteralmente potuto risparmiare per Blade. Ok, questa è nuova. Subscribe for more, che tra l'altro mi ricordo cosa fa. Però è pur sempre una carta Hunt 4 stelle, quindi me la prendo. È nuova. Vediamo se ci sono altre 4 stelle. Madonna quanto sto rosicando, ragazzi. Quanto sto rosicando. Quanto sto rosicando. Sarebbe stato veramente, veramente ottimo. Anche perché Blade è un altro che vorrei, sinceramente. Però in questo caso, purtroppo, spendendo tutto qui, per Blade credo di non arrivare. Pela, ok. Credo di averla C6 adesso, Pela. Ottima, perché Pela vorrei iniziare ad utilizzarla in realtà. È molto valida Pela con il debuff di difesa down, soprattutto con l'arma di Silverwolf, quella gratuita 4 stelle che praticamente mi ricarica la ulti ogni 2 skill, o comunque ogni 2 turni. Quindi posso tecnicamente mantenere in permadeath down i miei avversari. Niente, anche in questo caso 4 stelle. Veramente ho il morale sotto le scarpe. Ho veramente il morale sotto le scarpe. Ci sono rimasto malissimo. Eyes of the Prey, la carta di Sampo, che non è male. Io non ho Sampo per fortuna, ma la carta non è male. Soprattutto se devo giocare di dot o di danni continuati, potrebbe essere una soluzione molto molto valida. Ok. Allora, fin quando sono carte 4 stelle, bene o male, non mi dispiace l'idea. Probabilmente non ci arriviamo. Quella botta di fortuna è stata fatale. È stata letteralmente fatale. Oddio, Yukong subito, copia, va benissimo, buona. C1 di Yukong. Sarebbe carino addirittura la C2. Almeno per avere la doppia costellazione di utility, perché le prime due costellazioni sono quelle che sbloccano le varie utility, poi le altre sbloccano le, ovviamente le limit di skill, burst, eccetera eccetera. Ok, abbiamo l'ultima multi a disposizione. Vediamo se con l'ultima multi possiamo fare il miracolo. No. Ah no, sì, aspetta, che è qua, che 5? Oddio, non l'ho visto bene. No, infatti, ok. Perché non c'era... Shared Feeling. Non è brutta questa. Credo di averla... Cioè, ce l'ho già, quindi posso andare in Super Imposition. Non so neanche ora quante multi sono. Oh, perfetto. Seconda copia di Yukong. Ottimo. Ok, va benissimo, va benissimo. Non so se posso prendere... non so se posso prendere roba dallo store come ticket o roba scambiando. Qua in realtà li potrei prendere. Qui non abbiamo nulla. Qui potrei prendere Sampo addirittura, ma non lo farei mai. Dai, un'altra multi la prendo. Un'altra multi la prendo. Qui non abbiamo altro da prendere. Però sì, una multi la prendo. Potrebbe essere la multi decisiva. E invece no. Niente, ci abbiamo provato. Morale sotto i piedi, letteralmente. Però ci abbiamo provato. Niente, io continuerò a pullare ovviamente quando avrò la possibilità di accumulare risorse, perché ormai Lucia lo devo prendere.
ormai bisogna prenderlo. Sono contento di Yukong comunque E2. Ecco, Pela che... Oddio, forse adesso l'ho fatta... Adesso l'ho fatta C6, o E6 in questo caso. E Memories of the Past, che non è male. Non sarebbe stata male per Bronia. Peccato che ho già per Bronia ho la sua carta. Questa non è male per Bronia in realtà come carta, ma io già ce l'ho, quindi... Ora giustamente i dettagli non si sono ancora aggiornati, perché giustamente si aggiorneranno, però conterò, riguardando il video, conterò le pull, vedrò a quanto sono, in modo tale da farmi un calcolo bene o male a quanto mi mancherà per ottenere il personaggio di Lucia, che adesso fortunatamente è garantito. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa avete ottenuto, se siete stati più fortunati di me, e spero assolutamente di sì. Io, come sempre, vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci becchiamo alla prossima, e soprattutto ci becchiamo in live su Twitch. Bye bye!